I tuoi messaggi sono gomitoli sciolti. E quando, Signore, non ho niente da dirti, quando sembri lontano ed irraggiungibile, come faccio a riempire il tempo che vorrei dedicare alla preghiera? Come faccio a riempire la pagina che dovrebbe essere preghiera scritta ed esemplificata? Eppure occorre offrire esempi anche di queste situazioni abbastanza frequenti. E tanto per cominciare, occorre dimettere l'idea che dobbiamo essere noi a cercare Dio e a parlargli. Certo, anche questo è necessario, ma successivo alla ricerca sua. Un grande santo ha detto: non cercheresti Dio se non lo avessi già trovato. E possiamo anche aggiungere che non lo troveremmo se prima lui non avesse trovato noi. Ecco, quando ogni parola nostra tace, quando lo stesso desiderio di ricerca sembra spento, anziché fare sforzi atletici e forzature psicologiche, sostiamo un poco a riposare, lasciando a Dio l'iniziativa e la fatica di cercarci. E Lui è bravo a cercare e trova sempre. Semmai siamo poi noi a non accorgerci di essere stati trovati, a non percepire il suo richiamo. Perché questa secchezza dell'anima non è soltanto l'incapacità di dire, ma anche l'incapacità di udire, di ascoltare, di capire, anche perché noi, occidentali, razionali, tecnici, intellettualisti, che viviamo prevalentemente di testa, comprendiamo quasi soltanto quello che passa dalla testa e abbiamo perso la capacità di recezione di messaggi più sottili, più profondi, che non si possono calare in sillogismi. Perciò, se ci aspettiamo che la parola di Dio sia una dimostrazione o una convinzione o un bel discorso edificante, logico, ben costruito e architettato, resteremo delusi. I messaggi di Dio sono gomitoli sciolti e non possiamo dipanarli con la razionalità. Conviene allora che attiviamo facoltà più sottili, che prendiamo l'approccio alla lontana, perché per ricevere la visita di Dio dobbiamo imparare a ricevere, dimettendo il nostro protagonismo, il nostro attivismo e la presunzione d'essere noi a guidare il gioco. No, il gioco è sempre in mano sua e dobbiamo lasciarglielo. Comincerà a bruciarci meno la nostra incapacità. Comprenderemo che anche quando siamo o ci sembra di essere capaci di parlare con Dio, se non sappiamo far silenzio per ascoltare Lui, il nostro parlare è un rumore di suoni inutili che rotola nell'aria e si disperde. Cominciamo perciò a imparare l'ascolto, ascolto delle orecchie, ascolto degli occhi, ascolto del cuore. Raccogliamo tutti i messaggi della vita, il frusciare del vento tra le foglie, il verso degli animali, lo scrosciare dell'acqua, tutti i rumori cosmici. È il mondo che parla con noi e ci sono altri suoni che non possiamo percepire, ma sappiamo che ci sono e ci avvolgono in una fascia di sonorità che è come il canto del mondo. È lo squillare dei colori, il battere alla porta dell'arancio e del rosso, oppure il bussare più sommesso dei colori più freddi, morbidi e sfumati. Il rosa, il viola pallido,
il grigio delle nebbie e anche gli odori. La nebbia ha un suo odore, la terra assolata un altro odore, e la terra bagnata da un piovasco è l'erba nuova e le foglie autunnali. Tutti questi messaggi combinati e coordinati ci parlano un linguaggio ormai completo, e siamo in grado di raccogliere lo spirito delle stagioni, l'intenerimento delle ore. Ma cosa c'entra tutto ciò con la preghiera? Oh, sì che c'entra. Tu lo sai bene, oh Dio. Lo sai bene che c'entra, e che ascoltando le voci della vita rendiamo il cuore vasto e cavo, e tu puoi venire ad abitarlo. Non lo so se abbiamo pregato, ma abbiamo fatto un apprendistato di preghiera, una propedeutica, un avvio. E a un certo punto, non lo so se preghiamo, ma il nostro cuore si discioglie. È quel cuore di pietra che, dice il profeta, diventerà di carne. Ecco, lo è diventato, e una pace tranquilla ci pervade. Non sei forse tu, Signore? Forse adesso siamo capaci di ascoltarti e siamo capaci di risponderti. I ragionamenti li abbiamo lasciati da parte. Anche i nostri discorsi ora sono gomitoli sciolti, e tu non li dipanerai, non fa bisogno. Adesso, se osassimo parlarti, ti diremmo parole libere, sciolte, assurde, folli come folle l'amore. Non mettere ordine, Signore, in queste parole in libertà. Lasciale pascolare come pecore senza cane. E so bene, Signore, che tu le lascerai così, senza collare. Siamo soltanto noi che abbiamo la mania dell'ordine, della disciplina mentale, della ragionevolezza. Ma tu, Signore, sei proprio tu che ci fai questo dono di ebra follia. E certo, non ce lo toglierai. È allora il momento di seguire l'invito del cantico e di andare vagando con te, senza una meta, perché la meta è già raggiunta e la vigna fiorita è una regione del tuo regno.